facciamoci la locanda, uno dei progetti più interessanti che ho visto negli ultimi mesi è Demlock. È un prototipo, è un gruppo di ragazzi Bonfire Games italiani, li sto seguendo da diversi mesi, vi ricordo che li ho anche intervistati durante Play dell'anno scorso, quando ho organizzato le interviste del Giova Sled Show in collaborazione con la Fiera, e questo è il loro big progetto. È un progetto che andrà in campagna Kickstarter quest'anno, è ancora un prototipo, sia la scatola che le miniature, di cui già un po' vi ho mostrato, ho fatto alcuni contenuti di approfondimento. Voglio ricominciare a parlarne e approfondire questo oggetto, questo gioco, perché insomma è un progetto molto interessante, in cui io credo. Mi aspetto fin dall'inizio a un uso molto moderno su alcune cose, ma molto classico su altre. Vediamo un po' insieme. Venite con Giova. Diamo un po' un'occhiata a quello che sono le caratteristiche fondamentali di Demlock, quello che già sapete, cui vi ho già parlato. Demlock è uno skirmish di miniature su quadrettato, quindi elemento classico. Ci si muove nel piano spaziale, quindi elementi scenici, movimento ortogonale, caratteristiche. Ma diamo un'occhiata più che alle miniature, che sono interessanti e sono bellissimi prototipi, ma più al core dell'oggetto. Questa è una scheda personaggio generica che potrebbe essere parte delle nostre bande. Ogni personaggio ha un valore di difesa, un valore di attacco corpo a corpo, come nell'esempio di combattimento che vi mostrai, quindi quanti dadi lancia in corpo a corpo, quanti dadi lancia in distanza, questo è un duellante, quindi probabilmente più va più in corpo a corpo che altro, i punti ferita, i punti movimento e il valore arcano, eventualmente potrebbe avere una caratteristica. Slit è un personaggio della nostra banda. Questi simboli alati entrano in gioco perché ovviamente ogni personaggio ha o può avere oggetti che ne potenziano le caratteristiche o che lo aiutano, tipo ha un'arma che ha, come avevamo già visto, quante mani occupa, quanti danni fa, e una tipologia che in questo suo caso lo aiuta, lo avvantaggia in qualche modo, e potrebbe avere un valore arcano, come in questo caso ha, perché si va a interfacciare con quello che sono le carte magia, tra le cose più interessanti di questo gioco. Cose più interessanti perché, se da un lato ha, concede poteri magici, diciamo con effetti vari a seconda della branca di magia che scegliamo, abbiamo anche dei valori di evocazione demone, e quando questo accade la carta viene ruotata, si perdono gli incantesimi per cui il mago non potrà più lanciare incantesimi se non difendersi, si bloccherà dentro questi pentacoli in game perché evoca un demone, quindi ci sarà l'evocazione di una nuova miniatura che combatterà per il mago e avrà dei pentacoli statici con cui interagire con l'ambiente, con gli avversari e con i personaggi. Questo elemento spaziale di modifica e di rotazione è una delle cose più interessanti del sistema magico, che a me intriga veramente, veramente un sacco, ragazzi.